Allora, in questo segmento, a titolo informativo, vogliamo presentare ufficialmente i tanti e graditissimi soci di Anfisia e naturalmente chi meglio dell'avvocato Sotira Bailli lo può fare, anche perché cerchiamo di capire in questa collana di gemme preziose come vengono inseriti. Da chi cominciamo? Cominciamo da Massimiliano Bonifazi, il quale è reatino. Però qualifica all'interno di Anfisia? E lui all'interno di Anfisia è il nostro vice chanson, per cui lui ha scelto il vino della serata e si è assestato su un Ciro. Siamo andati sul classico. A Massimiliano abbiamo dedicato un racconto in 100 parole abbinato alla ricetta La Cuddura con il Lardo. Ecco, Massimiliano, che cosa significa avere un ruolo attivo in una collana di libri come questa, in particolare adesso coinvolto sulla Calabria, nella scelta, intanto in un racconto dedicato e nella scelta del vino? Che cosa ha significato? Quanto impegno? Ma impegno poco, perché sinceramente avendo come Bailli e Antonella, sinceramente... Così non vale allora! Riesce ad aiutarci in tutto. Io sono di origine sabina e praticamente ho sposato questa collana che mi ha entusiasmato. Lei mi ha dedicato un racconto che praticamente sarebbe una pasta di pane con del lardo, che è il peperoncino piccante che si associa benissimo in polvere, e naturalmente della sugna, che sarebbero i ricagni del maiale, che diventa una prelibatezza assoluta. Ecco, quindi lo possiamo inserire a tutti gli effetti, avvocato Sotira, tra coloro che amano e stimano la Calabria, giusto? Certo, ovviamente, ovviamente. Benissimo. Continuiamo, grazie avvocato Bonifazi, continuiamo con gli altri soci eccellenti di Anfisia. Sì, bene, abbiamo Emilio Petrini Manzi, marchese della Fontanazza, lui è il nostro chevalier, è toscano, però innamorato della Calabria. Anche ad Emilio abbiamo dedicato un racconto e abbinato una ricetta. Ecco, quale racconto, quale ricetta è innamorato perché? Ma il racconto e la ricetta è una cosa incredibile, perché Antonella è stata talmente brava da abbinare quello che è la mia professione, quindi di esperto di diritto nobiliare e di genealogista, ad una ricetta calabrese, quindi questioni di sangue. Che meraviglia! Come si fa a non innamorarsi della Calabria? È impossibile, e quindi, perché ha dato tanti frutti da un punto di vista culinario, grandi famiglie, ma soprattutto bellissime donne. Ah, però, grazie, grazie. Avvocato Sotira, continuiamo con gli altri soci eccellenti. Abbiamo Alessandro Dorazio, nostro chevalier, anche lui di origine romana, che però è innamorato della Calabria, e abbiamo dedicato una bellissima... Ah, è anche delle origini sabine, quindi insomma, a lui abbiamo dedicato anche sia un racconto che una ricetta. E vogliamo sentire subito quali sono, perché siamo tutti molto curiosi. La ricetta? Che ricetta? Il racconto, insomma. Sì, possiamo svelarlo, questo è un momento di intervista in cui può essere svelato, prima no. Sì, diciamo l'autrice mette un po', mette in risalto un po' la mia tipologia di vita, no? Questo fil rouge, il filo rosso, che non è un colore a caso, insomma, no, perché no. Guarda caso, scoprirete il perché. Sì, è un colore che, insomma, in qualche modo, anche se non lo indosso, ce l'ho sempre accanto. È vero, molto vicino. Vicino, è inseparabile ormai da quasi 30 anni. Insomma. Ricordiamo una moglie straordinaria, ma ecco, come ci si innamora della Calabria? Allora, ecco, questo intendo. Nell'arte della seduzione è un amore a prima vista o è una lunga conquista? Ecco. Ma io ci ho anche lavorato in Calabria, quindi devo essere sincero, più di 20 anni fa c'ero andato un po' spintaneamente, e poi devo dire che quando me ne sono andato non me ne volevo andare più, ecco, perché ho trovato non solo una bella terra, ma bellissime persone, insomma, bella gente, ero andato proprio giù a Reggio Calabria, quindi... Grazie, grazie ad Alessandro Dorazio. Avvocato Sotira, come continuiamo? Continuiamo con l'avvocato Anna Sisto Paoli, che è il nostro vice chargé de mission. Un po' più in luce, avvocato. Ecco.
Anna Sisto Paoli, vice chargée de mission del nostro Bailliage Anfisia, lei romana e preposta a curare i rapporti con le istituzioni, quindi lei è la nostra PR nel Bailliage. Anche lei, in questo caso però, lei ha anche scritto il racconto, perché alcuni racconti sono stati scritti da alcuni dei miei allievi del gruppo di scrittura creativa, tra cui Anna, e altri invece in massima parte sono quelli che ho scritto io per gli amici. Ecco, appunto, quindi facciamo le dovute distinzioni. Un po' più in luce, Anna Sisto Paoli, scrittura creativa e poi essere catapultati in un libro di ricette che non sono ricette qualunque, ma sono veri e propri racconti con un background culturale altissimo. Bella sfida, poi in 100 parole. È stata una bellissima sfida, non la prima, nel senso che con Antonella ne abbiamo curati molti. E è stata una sfida piacevole, sia perché la Calabria per me è stata, vuoi per le amicizie, vuoi per le persone, per me è stato un amore immediato, non c'è stato bisogno di abitudine. Quindi scrivere in questo libro è stato per me una cosa molto carina, che ci ha unito ancora di più nello spirito tanto del Bailliage che nel nostro Ius Gustandum. Complimenti, lo sanno che dovranno leggere racconti, quelli a cui sono dedicati, eccetera. Allora, avvocato? Siamo con Giampiero Stancati, anche lui nostro socio, chevalier del Bailliage Anfisia. Lui ci spostiamo, ecco, sì. Più alla luce, sentite la luce in viso. Giampiero è un calabrese doc, quindi lui però della provincia di Cosenza, noi siamo invece più giù a sud, e grazie a Giampiero questo libro ha preso forma, perché Giampiero mi ha donato un bellissimo libro che apparteneva alla libreria della sua famiglia e che raccontava la storia delle Calabrie, quindi si spingeva fino a molto più a nord di come adesso la nostra Calabria, e quindi il primo racconto, il libro si apre con il primo racconto, è dedicato a Giampiero Stancati. Ecco, Giampiero Stancati, l'hanno certificata doc, una bella responsabilità questa certificazione. Che la Calabria comincia a nord, la mia provincia è quella del nord, se non ci fossimo noi che diamo il lascia passare non possono arrivare neanche a Catanzaro, a Reggio, quindi... Cosa diciamo di questo libro, che non è un libro di ricette, è qualcosa di molto di più? Assolutamente, è stato importante per me, io ho avuto un'illuminazione perché Antonella mi aveva chiesto di fare una ricerca, insomma, di qualcosa di storico, anche comunque di indigeno, e sono stato guidato da una mano, da qualche spirito, perché sono andato in un posto della libreria antica di mio padre e di mia madre a Cosenza, dove non ci sarebbe mai arrivato nessuno, era in uno sgabuzzino, e sono andato lì, ho preso questo libro e ho donato ad Antonella, che lo ha valorizzato, e invece come racconto ho utilizzato un racconto che mi piaceva particolarmente, che era quello del vaso di Pandora, dove si facevano le conserve per le feste comandate, e in particolare si conservavano le alici, e per mantenerle ci si metteva il sale, strati di sale e strati di peperoncino, e pressati e portati in cantina. E queste le acciughine di Trebisacce, quindi nella zona dell'Alto Ionio Cosentino, si usava fare così, e quindi ho preferito questo racconto. Confermo la certificazione, quindi grazie. Avvocato Sotira, chiudiamo con un saluto agli amici di Liberi TV. Sì, un grazie per la vostra presenza, per averci seguito in questa ulteriore avventura, e speriamo soprattutto di invitarvi a tavola, perché a tavola in 100 parole riusciamo anche a farvi gustare i pezzi migliori della Calabria, perché abbiamo fatto una selezione che completiamo con il bergamotto, che poi questo agrume per noi è preziosissimo e unico, e quindi concluderemo così. Un bel primo piano dell'avvocato Sotira in luce, eccola qua. Sono emozionata.